Che voi siate pronti o meno, io sono tornato col cappello sempre in testa ed il sorriso stampato. Siamo pronti a cominciare, qui la noia va via. Se comincia dillo, stai su Telepavia. Tu mi vedi da lontano col cappello in testa e quando arrivo io può cominciare la festa. Ma ricordati di noi anche se è un problema, alza la cornetta che ne vale la pena. Con la fame in pancia camminiamo sparsi, ci riunisce il profumo del salame di Varzi. E mi accorgo ancora di più che la vita è bella se faccio un salto a Parone e mi ci mangio un'offella. Se c'è festa, tanti amici e vera allegria, io non posso mancare, dillo a Telepavia. Se c'è festa, tanti amici e vera allegria, io non posso mancare, dillo a Telepavia. Ciao carissimi, ben ritrovati a Dillo a Telepavia. Oggi si parla di Europa. Ebbene sì, il 25 maggio saremo chiamati a votare per scegliere i nostri europarlamentari. E allora, tra europeisti e non, sono usciti proprio i sondaggi di Demos riferiti alla fine del 2013 relativi al nostro livello di fiducia nel Parlamento europeo. Tra poco vi dirò i dati, cominciamo però con la prima domanda. Voi vi sentite europeisti oppure no? Ci crede nell'Europa? Sì, io ci credo nell'Europa, anche perché comunque è importante secondo me. Però Europa. Come mai? Perché comunque uscendone potremmo venire svalutati nella moneta, in tutto, quindi. Se devo rispondere in 3 secondi, no, probabilmente ora no. Sì, perché penso che l'Europa storicamente sia sempre stata troppo divisa, mentre un concetto di unità come può essere quello che è sempre mancato all'Italia, tra nord e sud. Ah sì, sono pro Europa comunque, perché credo che anche a livello, diciamo, di mercato europeo ci siano grandi vantaggi dall'essere, insomma. Lei crede ancora nell'Europa? Abbastanza. Secondo me ci ha creato dei problemi, forse dovevamo farlo con più calma, con una razionalità diversa. Siamo, appunto, essere entrati nell'Unione Europea secondo me è solo una cosa positiva. Voi studiate e lavorate? Studiamo. Economia, siamo al quinto anno. All'ultimo finalmente. Perfetto. Avvocato. Libera professione. Sì, sono uno studente, secondo anno in fisioterapia. Se posso vado a votare ovviamente, anche perché comunque un diritto e un dovere sempre votare, quindi sì. Sono libero professionista. Studio, lavori? Studio e lavoro. Eh già, vi ho chiesto che lavoro fate proprio perché a seconda della vostra categoria ci sono più pro Europa e anti Europa. Per esempio, gli imprenditori e i lavoratori autonomi per il 43% sono anti europeisti, sempre secondo Demos. Le casalinghe al 44% non vogliono l'Europa, i disoccupati al 38% anch'essi anti europeisti. Passiamo invece ai pro Europa. Prima di tutto ci sono gli studenti al 43%, poi i liberi professionisti al 48% e infine gli impiegati al 39%. Loro sono tutti pro Europa, ma si fa anche una differenziazione tra Mezzogiorno, Italia del Nord e Centro Italia. Proprio Mezzogiorno e Nord-Ovest sono no Europa al 30%, mentre invece il Centro e il Nord-Est sono no Europa al 20%. Poi, chiaro, l'Europa va bene, no? Non l'Europa, l'abbiamo fatto male, secondo me. Anche perché soffriamo molto dei fondi europei, e quindi poi è giusto della sì. Secondo me in Europa non c'è un governo che legga i cittadini, cioè è una classe burocratica che alla fine impone agli stati le decisioni che prende lei. Elezioni il 25 aprile, voterai sì o no perché? Voterò di sì, anch'io. Voto perché vabbè, votare bisogna votare. Non so cosa voto, non so cosa farò, però andrò a votare sicuramente. Io voterò perché penso che non andare a votare in queste elezioni sia una mancanza di dovere civico, però non sono convinto per niente. Qualche remora, nel senso che non sono ancora totalmente informata riguardo alle elezioni europee, però insomma secondo me bisognerebbe fare qualche cambio di assetto a livello, diciamo, di istituzioni, ecco, europee. Sì, perché ho sempre votato da che sono maggiorenne, con qualche remora. E insomma queste le vostre opinioni, però manca l'ultimo dato, quello più importante. Insomma, secondo Demos, dal 2000 al 2014 la fiducia degli italiani nell'UE è scesa dal 57% al 29%. Secondo il 32% degli italiani sarebbe meglio uscire dall'Unione Europea e addirittura tornare alla lira. Il 29% invece ha fiducia nell'Unione Europea, il 27% si dichiara anti-europeista e il 44% invece è composta da euroscettici che sopportano, diciamo così, la situazione. Insomma, siamo in Europa da un po' di tempo, qual è la vostra valutazione su Europa, Merkel, Euro?
Dobbiamo rimanerci perché, come ripeto, sennò verremmo un po' svalutati, certo, in tutto. Va bene, l'Europa, è vero, bisogna globalizzarsi, non si può rimanere fermi, bisogna andare avanti, però... Ce la stiamo gestendo male, nel senso che secondo me l'euro dà delle possibilità, le potrebbe dare molto di più all'Italia, perché è un'economia che con l'esportazione, l'artigianato e così potrebbe funzionare bene. Sì, forse... Non incide tantissimo sulla vita quotidiana, quindi è difficile. A livello, diciamo, economico, credo che sia lì, come dicevi, nel senso che credo che ci siano ancora molti passi da fare nel campo dell'integrazione, anche nel campo dei mercati. Però vabbè, è difficile perché la situazione italiana e anche europea non è delle migliori, ma secondo me bisogna rimanerci. Ma siamo un pochettino assoggettati politicamente e quindi economicamente alla Germania. Cioè, è proprio stato organizzato male questo passaggio lira-euro, secondo me è questo che ci ha un po' fregati, perché poi è da lì che abbiamo iniziato ad andare in crisi. Certo che l'euro ci ha reso tutti più poveri, quello è sicuro. Se non prendiamo iniziativa economica e politica, non so quali prospettive ci siano. C'è la potenzialità, ma non è sfruttata. E questo è quanto. Pubblicità. Maggio 1886. Pemberton brevetta la Coca-Cola. Un ingrediente aggiunto per sbaglio trasformò un rimedio per il mal di testa in una bevanda dal sapore inconfondibile, che in meno di 10 anni conquistò tutta l'America. In quel periodo si costruì un marchio vincente, rimasto immutato per oltre un secolo e destinato ad influenzare le abitudini alimentari di miliardi di persone. La Coca-Cola, appunto. Cantarle al viento porque vuelan mis cantares y digo lo que... Carissimi, ben ritrovati. Oggi siamo a Breme per una bellissima manifestazione. Siamo all'inaugurazione della 37esima fiera dell'artigianato, del commercio, dell'hobbistica in generale. Insomma, a Breme si mette l'abito buono per una bella manifestazione. Certo, di tutto di più. Come sempre avremo una rievocazione storica alle 9.45, dopodiché abbiamo il saluto delle autorità, quindi passeremo a trovare tutti gli espositori e naturalmente ci sarà l'inaugurazione come del refettorio della ghiacciaia e della dispensa, appena recuperati grazie a Provincia, Regione e Gal della Lomellina. Un invito a tutti a venire a Breme a trovarci, a questa che è diventata, al di là della mostra dell'artigianato, ma la mostra dei 100 e passa espositori. Qua ci siamo 120 e passa espositori che arrivano da Bergamo, da
da Varese, da Como, ormai siamo diventati per il Nord Italia anche un punto di riferimento. Quindi ringrazio molto voi di Telepavia che ci date questa opportunità di essere presente anche a tutti i telespettatori. Ed è sempre un piacere essere qua, e tra l'altro oggi Franco Berzero è proprio il padrone di casa di tutta la Lomellina, perché ci sono qua tanti sindaci che sono venuti a trovarla per dare l'inaugurazione appunto ad una fiera sempre molto importante e che cresce ogni anno di più. Complimentoni sindaco, complimentoni anche a tutti voi naturalmente, e per quel che riguarda voi divertitevi, buona puntata e di lo Telepavia. Por toditos los lugares, a Tine porque vine a la feria de las flores. La comunità bremese è orgogliosa del crescente successo riconosciuto a questo evento che, di riflesso, concediamo, contribuisca a far conoscere ed apprezzare sempre di più la nostra amata terra di Lomellina. Quaco che semiatore. Prende questa festa e fare un rito, la celebra marzo appena rifiorito, monte di bimbi, di gente nel teatro, mille grazie di gente quanto, cieli sani. Yo he venido de muy lejos, yo traigo un cohete al cinto, y hay con ella. Io, Don Inverto, primo abate di Breme, consegno le chiavi dell'abbazia di San Pietro al sindaco Franco Berzero. Concedo inoltre questa giornata di festa in abbazia a tutti i presenti, sino al calar della notte. La mostra è aperta. A venire a ver las flores. Aquí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores. Ciao, sono il sindaco di Albonese. Vi invito tutti a partecipare alla nostra sagra, la festa del mais, che si tiene la seconda settimana di settembre. Grazie, vi invito molto volentieri a una grande festa. Ciao, io sono il sindaco di Villa Viscossi, spero di essere rieletto perché a maggio scado, se la gente mi vuole ancora io ci sono. L'evento che farò, e ho già fatto per diversi anni, è la prima domenica di settembre, il raduno di tutti i viscossi in Italia e nel mondo. L'anno scorso la persona più lontana era del Perù, mi auguro che quest'anno ritorni ancora. Y juro que de robarla, aunque tenga jardinero. Ciao, sono il sindaco di Robbio Marcello Gasperini, vi invito a Robbio la terza domenica di maggio alla festa della Val Pometto, vi aspetto tutto alla festa dei nuovi nati, arrivederci a Robbio, grazie. Nel huerto de mi casa, alla la la. Ciao a tutti, sono Riccardo Ferrari e sono il sindaco di Alagna Lomellina. Vi invito tutti al lunedì dell'Angelo, che è il 21 di aprile, per la fiera agricola di primavera che quest'anno
oltrepassa i 25-30 anni di lungo percorso come manifestazione per quanto riguarda tutte le attività agricole e le macchine agricole che vengono usate nel nostro territorio per le nostre coltivazioni, riso, mais e quant'altro. Grazie a tutti e arrivederci. Sono vice sindaco di Cozzo e vi aspetto come ogni anno il primo fine settimana di settembre, Sagra della Porchetta. Vi aspettiamo davvero numerosi. E dormiva giù sul tavolo, e tirava giù in mudanza, e faceva il sommestente, la portava in soccam. La mai vedi in accesa, la mai cubani sen, del treve la scondi con la... Ed ecco uno dei momenti più attesi, sta per essere inaugurata la ghiacciaia. Evento meraviglioso, godetevelo, poi ne parliamo. Rieccoci con Franco Berzero, un momento importante, l'inaugurazione di una ghiacciaia, insomma questo è un luogo molto importante perché c'è stato anche tanto lavoro dietro. Certo, l'inaugurazione del refettorio, della ghiacciaia e della dispensa, realizzati nel XVI secolo dai monaci olivetani, per una parte di diciamo circa 30 anni fa è stato utilizzato come impianto di potabilizzazione, finalmente con il GAL. Abbiamo il GAL, provincia e regione hanno promosso questo nostro progetto e da gennaio 2013 ad oggi la ditta di ICM di Lomello e la Chiesa Farinello ci hanno aiutato ad arrivare a questo risultato che mi sembra un buon risultato. Certo, complimentoni, Breme si fa sempre più bella, bravo sindaco. Certo, grazie. Ciao, sono il sindaco di Sartirana Lomellina. Invito tutte le persone alla Sagra della Rana che si terrà, come sempre, la prima domenica di settembre, un evento straordinario al quale non potete mancare. Grazie. Buongiorno, sono il sindaco di Candia Lomellina, Carlo Brocca. Vi invito il 29 di questo mese al centenario della nascita del nostro professor Narciso Cassino, un evento che ne vale la pena a partecipare, grazie. E il nava di Tusan che dava l'ambasin e per quanchine naven che rempiosce al bursin, ma una sera che il più eva la fette brillan cortel, una donna... La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo scenda su questo luogo e vi rimanga sempre. Amen. Grazie, grazie a voi. Grazie. 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 Ciao, sono Marco Facchinotti, sono il sindaco di Mortara. Volevo invitarvi alla nostra seconda rassegna del teatro dialettale che si svolgerà nel mese di marzo e aprile ogni weekend con le compagnie dialettali della nostra Lomellina. Quindi vi aspetto numerosi, l'ingresso è gratuito, quindi vedete voi, divertitevi. Buongiorno a tutti, sono Lorenzo De Martini, sindaco di Mede. Approfitto di questa occasione per invitarvi nel mio comune, la città di Mede. Il 25 maggio abbiamo una bellissima manifestazione che si chiama Riso e Rose. Per tutto il giorno, mercatino, hobbistica, musica, potremo passare una bellissima giornata tutti insieme a Mede. Grazie. La cercavano i giornalisti, ma l'era Andrea Fana, la cercava fino al sindaco Mal. De Ghislanzoni, presidente Camera di Commercio, alla mia sinistra Pavia naturalmente, Marchia Fava, assessore al turismo provinciale. Allora, un momento importante questo è anche un bel momento perché dal piccolo di un paese come Breme si può sviluppare davvero molto. Sono anni importanti questi, insomma turismo e commercio devono farla da padrone in questo momento. Ma indubbiamente devono farla da padrone perché sono le risorse che questo territorio può esprimere.
piace ricordare come questa manifestazione, che è giunta alla 36esima edizione, è partita dal niente, è stata inventata e cresciuta. Onore al merito anche al sindaco Berzero, che ha fatto tanto per questa località. Molto molto bene, e ampliando anche lo spettro, c'è questo Expo 2015 che naturalmente ci attende, tante inaugurazioni e anche dei percorsi studiati che vedono la Lomellina protagonista. Esatto, a 400 giorni da Expo diciamo che siamo proprio nel pieno dell'organizzazione. Noi la settimana prossima presentiamo la guida turistica ai quattro itinerari, fra cui il Castelli Risaie della Lomellina. Importante sottolineare che commercio e turismo sono fondamentali, sono il cuore della nostra economia, e lo possono diventare davvero ancora di più se tutti insieme facciamo sistema. Secondo me stiamo dimostrando che siamo pronti per farlo. Molto bene, allora mi faccio portavoce di cittadini, enti, produttori, insomma tutti nel nostro territorio, facendovi in bocca al lupo per un buon grazie. Lavoro. Grazie. Mi raccomando, siamo nelle vostre mani. Grazie mille. Speriamo che siano mani buone. E dopo le varie inaugurazioni e tutti i commenti del caso, facciamoci anche un giro nella fiera, perché naturalmente merita di essere raccontata. La festa del paese, dopo la processione, cantava una medaglia in mezzo a mille persone. Lui allora la di grazie, però abbassa fus, e per l'ennante il cerec, e il garro la cruz. E voilà, naturalmente oggi c'è un prodotto che proprio non potevo mancare, la cipolla rossa di Breme, oggi in confettura. Sono in compagnia di Emilio Raffi Giovanni, produttore della nostra cipolla, è uno degli 11 produttori delle cipolle. Questo è un prodotto raro, si trova solo qua. Sì, si trova solo a Breme, lo produciamo noi, è da provare per credere. Ecco, una buona occasione potrebbe essere la sagra della cipolla. Sì, noi siamo sempre presenti con il nostro stand, la cipolla. Molto bene. Venite a trovarci. Cipolla rossa di Breme, dolce, sì. Deliziosa. Deco. Ah, che meraviglia, come fai a non fermarti quando vedi cose di questo tipo? Loro vengono da? San Nazaro de Burgondi. E tu sei? Alvaro. Mentre qui c'è? Anna Claudia. Ma che meraviglia, va, che bellezza. E allora senti un po', due consigli al volo di due cose da assaggiare per forza. Sì. Beh, la provola di Putignano, che è un prodotto DOP eccezionale, fatto con il latte della Murgia. Lo facciamo arrivare noi settimanalmente. Che meraviglia. Sì, ed è qualcosa di straordinario. Da abbinarsi a? Al salamino che produciamo noi, che molto buono. E tu controlli tutto, eh? Io controllo. Controllo. Buon controllo. Appetito. Altrettanto, grazie. Naturalmente potevamo perderci un angolo delizioso come questo? Certo che no. Sono con gli amici del Palio de l'Urmont di Robbio. Di Robbio. Lei è il signor? Fioramonti. Fioramonti. Senta un po', Fioramonti, cosa avete preparato per i commensali allora, della fiera? Allora, abbiamo preparato dei agnolotti d'asino. D'asino. Con il sugo d'asino. Asino anche quello. Ma che meraviglia. Tutaso. Io me lo andai a Roma. Perfetto, qualcos'altro? Solo i cotechini, sempre i nostri cotechini famosi. Eh beh, certo, il cotechino. Quello è... Complimentoni, ne faccia altri 100.000. Speriamo. Arrivederci. Speriamo. Salve. Salve, salve. Sia bene. Anche lei. E naturalmente non potevano mancare i vini delle nostre zone, Bonarda, Pino Nero, Malvasia, insomma abbiamo davvero tutto. Tu sei? Sono Carlo Alberto Torazza, l'azienda è Alessio Brandolini di San Damiano al Colle, siamo da ormai 5 anni fornitori qua della sagra della cipolla rossa di Breme con la linea Bracca, e poi abbiamo le nostre riserve che sono recensite su tutte le principali guide a livello nazionale, uno spumante Brut da Pino Nero, una Malvasia ferma, Malvasia di Candia aromatica, e la Bonarda nelle due versioni vivace e ferma, specialmente un ultimo prodotto, il soffio, ci dà molte soddisfazioni. Molto molto bene, d'altronde i nostri prodotti sono gustosi, vanno avvinati nella maniera giusta. Grazie mille. Prego. Ciao ciao ciao.
questo è quanto, almeno per oggi. Salutiamo Breme e la sua meravigliosa fiera e vi ricordiamo che sempre Breme vi aspetta dall'11 al 22 giugno per la sua meravigliosa sagra della cipolla rossa. Alla prossima e di Rotele Pavia. Ciao! Sono perso, non mi trovo e mi guardo intorno. Mi riporta sulla strada la mia zucca di Dorno. In provincia di Pavia la cucina regna, lo conferma anche l'asparago di Cillavegna. Sei passato in Lomellina, certo ti conviene. Sono sicuro che hai assaggiato la cipolla di Breme. È un bel piatto di risotto, ti darà anche il sorriso. Se ti fermi a Sartirana, che città del riso. A Voghera il peperone più buono che c'è. Se poi passi a Staghiglione, lì c'è pure il Prasadè. Gira a destra verso Mede, prova la scottona. Con i vini d'Oltrepò, poi ancora più buona. Se c'è festa, tanti amici e vera allegria, io non posso mancare, dillo a Rotele Pavia. Se c'è festa, tanti amici e vera allegria, io non posso mancare, dillo a Rotele Pavia.